Tre anni di lavoro a sostegno del territorio, delle realtà, del terzo settore, ma non solo. La Fondazione Comunitaria delle Chiese presenta il bilancio di questi ultimi anni. La presentazione del rapporto sarà martedì 27 settembre alla Camera di Commercio e saranno presenti tutti i nostri consiglieri del Consiglio d'amministrazione, evidentemente. Ci sarà un momento anche di approfondimento su due tematiche, una tenuta dalla professoressa Granata del Politecnico di Milano e l'intervento del presidente della Carip, Lo Fosti. Prima di tutto non è una presentazione, diciamo una conferenza stampa o un incontro così di resoconto, no? Quasi, perché il rapporto molte volte richiama un po' anche una questione di numeri, ma piuttosto vuole essere un invito che è rivolto all'intero territorio, perché questo rapporto ha questa caratteristica di riassumere, e è tutto un lavoro che tutto il nostro territorio ha contribuito a costruire. Quali sono state le attività più importanti di questi ultimi anni? Dopo il Covid, con il Covid che senz'altro ha segnato un passo per tante questioni, oltre alla questione sanitaria, ma anche proprio come concepire anche la comunità, il territorio e come saper ascoltare e leggere i bisogni del territorio. Per cui senz'altro tutta la vicenda del Fondo Aiutiamoci, il Fondo Aiutiamoci contrasto alle povertà. Perché a me ha sempre molto colpito questo fatto delle povertà, questo plurale, perché le povertà sono diverse, per cui accanto a quella alimentare del lavoro, alimentare del lavoro e quella educativa che noi abbiamo, come dire, sviluppato di più, ma non perché ci stava più a cuore rispetto ad altri, ma proprio perché era trasversale e identifica bene quello che la Fondazione, come la Fondazione agisce e lavora sul territorio.